Ciao a tutti! Oggi vi sto registrando da una delle mie cantine, dove tengo parte, una buona parte della roba di Cal, per registrarvi un video molto atteso da molti di voi, ovvero le fasce. Andremo a vedere i vari tipi di fascia e come si mettono, le funzioni, i tipi di tessuto, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto andiamo a vedere come è fatta una fascia. Una fascia ha un capo che è libero, in questo modo qui, e un altro capo che ha la chiusura con lo strap, cioè una parte in pile e l'altra insomma con lo strap dove si appiccica così. Questa è la parte della chiusura, ok? Quando abbiamo le fasce che sono srotolate, come in questo caso qui, per arrotolarle abbiamo due metodi. Allora, o legate questa parte qui, aspettate, mi sento. Questa parte qui ha non so, alle sbarre di un box o a un palo, in modo tale che sia in tensione e riusciate a farle. Oppure, se siete bravi, potete fare direttamente così. Prendete la fascia dalla parte della chiusura, la piegate in questo modo qui, ok? E iniziate ad arrotolarla. La fascia deve essere molto stretta, la dovete arrotolare molto stretta perché altrimenti se viene lenta, quando la andate a fare, poi non riuscite a farla bene. Quindi la arrotoliamo in questo modo qui. Faccio un po' veloce. Se premete con i pollici sopra, riuscite a far sì che la fascia venga fatta in tensione, ok? Quindi, così. E avrete la vostra bella fascia fatta, in modo tale da poterla andare subito a mettere. Ora vediamo che tipi di fascia esistono. Allora, il primo tipo di fascia che andiamo a guardare è questo qui, ovvero una fascia totalmente in pile, come quella che abbiamo visto poco fa. Questa fascia totalmente in pile ha fondamentalmente una funzione di protezione, quindi va a proteggere la gamba del cavallo, in particolare la parte del tendine, e può essere messa o a diretto contatto con la gamba oppure con al di sotto un sottofascia di questo tipo qui. Vedete? Ora vabbè, questo qua c'ha lo strap. È un po' sporco, dovrei lavarlo, però vabbè. Che, come vedete, non è molto spesso, ok? Va messo questo al di sotto, si chiude intorno alla gamba del cavallo e dopodiché ci si arrotola la fascia intorno, ok? Tipo così. Ok. Ora, ovviamente, le fasce hanno un verso in cui vanno messe ed è questo verso rispetta, diciamo, due punti. Il primo punto è che rispetta il senso dell'avvolgimento del tendine, perché il tendine è fatto da spirale, quindi va avvolto in modo tale da seguire il verso del tendine, perché se si fa nel verso opposto c'è il rischio che il cavallo si possa far male, quindi si possa stendinare. Il secondo punto è che si mettono in quel determinato verso lì perché la chiusura, che per esempio facciamo questa qui, facciamo che finta che questa è una fascia, la chiusura in questo modo viene sempre all'esterno, viene sempre rivolta verso il dietro del cavallo, in modo tale che con il movimento delle gambe non si riescano ad aprire, ok? Vi lascio il video di come si fa questo tipo di fascia totalmente in pile.
Altro tipo di fascia da lavoro è quella metà in pile, metà elastico. Avremo infatti una prima parte, quella che va a diretto contatto con la gamba del cavallo in pile, e una seconda parte in elastico. Quindi la parte della chiusura in elastico, la parte che va a contatto con la gamba in pile. Questo perché la parte in pile va fondamentalmente a sostituire il sottofascia che abbiamo visto prima, ok? Ora la riarrotolo molto velocemente e vi faccio vedere nel video come si mette. Una cosa importante è che oltre al verso bisogna anche vedere quanto stringere una fascia, perché la parte che va a diretto contatto, quindi la parte in pile, deve essere stretta ma non troppo. E al tempo stesso bisogna fare anche la parte in elastico stretta in modo tale che non cali, ma non troppo, perché ovviamente essendo elastico puoi tirare fino a un certo punto, farla troppo stretta e quindi comprimere troppo il tendine. Quindi vediamo come si fa e niente. Ultimo tipo di fasce da lavoro che andiamo a vedere è questo qui. Vi metto la foto perché io non ce l'ho a casa, non ce l'ho neanche in maneggio perché non mi piace particolarmente, ed è una fascia che è fatta interamente, della parte elastica. Quella va messa necessariamente con il sottofascia, quindi non può andare a diretto contatto, con la gamba del cavallo. Questo tipo di fasce, cioè quella solo in elastico e quella metà pile e metà elastico, hanno due funzioni. La prima funzione è quella di protezione, ovviamente, e la seconda funzione è quella di sostegno della gamba. Di questa fascia qui non ho il video di come si mette, ma è praticamente molto molto simile al come si mette quella in metà pile, metà elastico, quindi si mette il sottofascia sotto. E poi si arrotola la fascia in elastico in modo tale che non sia troppo stretto, perché ovviamente quello, sempre essendo elastico, tira molto. Si arriva a metà nodello e poi si risale su, ok? Ultimo tipo di fasce che andiamo a vedere sono le fasce da riposo, che sono queste qui. Come potete vedere, hanno un tessuto che è meno elastico, ok? Ed è più fine del pile. Sono anche molto più lunghe rispetto a quelle da lavoro. La loro funzione principale è quella di compressione, perché a che cosa servono le fasce da riposo? Servono a quei cavalli che, stando in box o anche stando in paddock spesso, hanno una cattiva circolazione nelle gambe, sia anteriori che posteriori, quindi le possono avere o l'uno all'altro oppure ad entrambi, e quindi gli serve una fasciatura compressoria. Comprimente, compressorio, boh, vabbè, serve una fasciatura in modo tale che il sangue riesca a circolare meglio e quindi che le gambe non si gonfino. Questo tipo di fascia, quindi questo tipo di fascia, le fasce da riposo, vanno messe necessariamente con un sottofascia di questo tipo, ok? Generalmente sono molto più imbottiti rispetto ai sottofascia per le fasce da lavoro. Infatti, vedete, questo è molto imbottito e questo lo è di meno. Faccio vedere la differenza. Vedete? Cioè, proprio un altro tipo di imbottimento.
imbottitura. Questo perché appunto deve andare a comprimere. In questo caso si mette sempre la fascia nel senso del tendine, si chiude e poi si fa la fascia sopra, bella, ok? Vi lascio anche di questo qui il video di come si fa. E quindi, in conclusione, avremo fondamentalmente quattro tipi di fasce. Avremo le fasce totalmente in pile, che hanno una funzione di protezione. Le fasce metà pile, metà elastico, che hanno una funzione di protezione e di sostegno. E le fasce totalmente in elastico, che a me non piacciono particolarmente, che hanno anch'esse la funzione di protezione e sostegno. E questi sono i tre tipi di fasce da lavoro. Abbiamo poi un ultimo tipo di fascia che è quello da riposo, che come abbiamo detto ha come unico scopo quello di compressione, quindi di migliorare la circolazione all'interno delle gambe, quindi dei tendini e dei nodelli, in modo tale che i cavalli che stanno fermi in box per magari metà giornata o comunque durante la notte, o cavalli che pur stando in paddock e muovendosi hanno problemi di circolazione, non gli si vengano a formare le gambe gonfie, che comunque durante il lavoro si sgonfiano, però è comunque buona cosa tenerle asciutte. Una cosa molto importante: se non siete capaci a fare le fasce, innanzitutto provate prima tante volte a farle, veramente veramente tante, e soprattutto chiedete a una persona che già le sa fare di vedere se le state facendo nel modo corretto. Non usatele per lavorare subito, cioè nel senso, voi prima imparate a farle, magari non so, prima di lavorare arrivate mezz'ora prima al maneggio, vi mettete lì con il vostro cavallo nelle poste o legate due venti e vi mettete a provare a fare le fasce, provate a fare una, la disfate e riprovate, vi fate seguire da qualcuno per vedere se va bene, dopodiché preparate il cavallo e salite. Però non usate le fasce le prime volte per lavorare se non sapete farle bene, perché appunto lavorando potreste andare a creare dei problemi ai cavalli. Una volta che avete imparato a farle bene, se i cavalli lo richiedono o se le preferite alle stinchiere, potete tranquillamente usarle. Io personalmente non le uso, le userei per il lavoro in piano, però il cavallo ancora è troppo giovane e non mi va di mettergli le fasce, preferisco aspettare un po', e quindi metto le stinchiere, che sono A, più pratiche, B, si sporcano di meno, perché ovviamente le fasce non sono come le stinchiere che gli dai una pompata con il tubo e poi le metti ad asciugare, ma le devi lavare bene. Uso le stinchiere, sono più facili, più veloci da mettere e ovviamente si sporcano di meno, ok? Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Dalla mia cantina magazzino di Cal è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!